Wait. Ciao, fotocopia. Allora, con il DHP noi non ne parliamo perché abbiamo una vertenza in atto, che noi comunque abbiamo fiducia nella giustizia che farà il suo corso, quindi non credo che sia la serie adatta. Ne sentirete parlare tramite il nostro manager o forse gli avvocati. Ma io non ho capito la domanda. La domanda è, ci hanno detto, ma noi conosciamo il DHP, sì? Ma non sa. Non si sa. No, il DHP l'abbiamo conosciuti 6-7 anni fa e a un concerto al Forte Prenestino, e noi stavamo insieme a loro, è arrivato un tipo di pancadeca che li intervistava e ci faceva dentro una grotta, ti ricordi? Dentro il corpo e, e ci faceva le domande a noi, ci faceva e ci ha fatto le foto e ci faceva, oh, ma quando sono andati noi? Dopo ci ha fatto anche le foto e poi dopo ha visto che non saliamo sul palco, è rimasto tanto male. E poi dopo, adesso non so se esiste ancora il sito di Pancareca, però se andate a cercare interviste ci stanno lui e un altro, non ci stanno i PHP sotto. Sulla foto, questi PHP sotto c'eravamo noi. No, più che altro i PHP hanno dimostrato che non è importante essere sempre giovani, ma... Però vestirsi bene. pertinarsi bene, ma soprattutto è importante invecchiare bene e morire al momento giusto. Ma qua ci mette in difficoltà perché noi parliamo molto difficilmente di noi stessi, perché siamo tutti un po' depressi, ci odiamo a vicenda, odiamo anche un po' noi stessi. Non casciamo male su sta domanda, siamo un po' traballanti. In realtà ha risposto della scena, quindi capire la scena. Poi, siamo generici, dai, fa un paio di domande normali. Stavo anche io tra ridere, fa l'invasato. Faccio una domandina carina, preconfezionata, tipo che ne so, la nazionale, ci pensi? Dirò, no, guarda, io penso alla squadra, al mister, se la chiamata arriva, sono contento. Tipo, ma stasera, a sto concerto che hanno organizzato PHP, come mai? Cioè, era la cosa giusta da farsi, non da farsi, si potevano sciogliere, non incazzata nessuno. Ah beh, questa è una domanda interessante. No, cioè tu sei d'accordo col fatto che hanno voluto fare un concerto e richiamare tutte le persone che ci hanno suonato? Sì, io sono d'accordo perché è una cosa un po'... Oh, che cazzo, stavo parlando tra di noi. È una cosa celebrativa, secondo me, Albe va bene perché comunque bisogna celebrare certe cose. La fine, quando arriva, va celebrata nella maniera più consona. Certo. No? Quindi ti ho risposto, mi sembra. No, lo so. Tu che ne pensi? Io condivido la stessa cosa. Sì, però anche aggiungi del tuo. Aggiungo il mio. Aggiungo per quelli che vedranno sta cosa e penso che le vedranno tante persone, non solamente... Io lancerei un monitor ai poster. E mi ricordo quel colore lì e... Però volevo aggiungere che... PHP fuori le cose con le sono grandi, perché ti ripeto, per tanta gente in Italia e nella scena punk hardcore sono risultati in tante situazioni persone, personali forse che se la tiravano oppure non è vero, non sembra di no, però dimmi di sì. Allora, e invece a parte scherzi con il PHP cioè è stato perché si può fare il PHP che ne ho detto anche prima. Ma perché parlano di PHP, scusa? Ma tu l'hai tirato fuori PHP? Sì, noi siamo arrivati al capolinea. Sì, pesco, la bottiglia di plastica non si rompe. Niente, tutto bene quel che finisce. Sarà l'ennesima intervista che ci mandano censurata. Che non la metto. Allora, questa volta non abbiamo né bestemmiato né siamo caduti, quindi va benissimo. Ciao, grazie.